Allora, ciao, buongiorno a tutti. Oggi è il 28 di agosto, è passato solo un giorno dall'ultimo video, però vi voglio far vedere già degli aggiornamenti e poi andrò a insomma, piantare i primi semini nel terreno. Vi faccio vedere però che cosa sta succedendo. Allora, vediamo, provo ad andare più vicino. Ok, come potete vedere ci sono dei semi che già tipo questo, che già ieri avevano messo radice e che oggi sono molto molto più sviluppate rispetto a ieri. C'è questo di fianco anche, qui si intravede la prima radichetta che esce, comunque un po' da tutti stanno cominciando ad uscire. In realtà mi sono accorto che anche, vedete questo per esempio, ha già messo la radichetta. E quindi ce ne sono diversi che in questo momento, secondo me, potrebbero già essere messi in terra. E quindi io cosa ho fatto in questi mesi di preparazione? Ho riciclato un po' di bottiglie. Qui ho fatto un blocco da 25 bottiglie di plastica, anche per appunto riciclare un po' qualcosa. E quindi le ho tenute insieme, ce ne ho tre blocchi così già pronti per i prossimi mesi. E niente, quindi oggi mi comincio a piantare i primi semini. Ognuna di queste bottiglie ospiterà un solo seme, non di più. Ho visto altre persone usare più semi nelle bottiglie, però io penso che ne metterò uno solo perché voglio dargli tanto spazio per crescere nel sottosuolo con le radici. Ho scelto le bottiglie, ho scelto di non tagliarle basse, ma di tagliarle alte, specialmente perché poi nei prossimi mesi andrò a piantare i semi delle querce e insomma, ho letto che le querce hanno bisogno di uno sviluppo radicale in profondità e quindi la bottiglia gli permetterà insomma, di andare più in profondità subito e non fermarsi come succederebbe con un vaso più piccolo, di non fermarsi dopo pochi centimetri e quindi di arrotolarsi su se stessa la radice, quella, il fittone principale. E niente, oltre alle bottiglie, io sto usando un terriccio universale in questo caso, che ha come pH 6,5, e poi vabbè, qui dell'argilla espansa da mettere sotto alle bottiglie. Le bottiglie sono state, non so se si vede, sì. Sono state bucate in modo da far uscire l'acqua in eccesso e poi successivamente, una volta cominciato tutto questo processo, prenderò un telo nero, un sacco nero di plastica, glielo avvolgerò attorno in modo che eventualmente mai le radici nei prossimi mesi, anni dovessero raggiungere le pareti della bottiglia, non vengano poi, insomma, non si trovino male a ricevere i raggi del sole o cose di questo genere. Quindi andrò a coprire completamente le pareti delle bottiglie con questo sacco nero. Allora, cominciamo un attimo. Allora, andrò a piantare, penso subito, due o tre semi, quindi un po' di argilla espansa. La telecamera, un po' di argilla espansa sul fondo qui, in modo che copra, però non so se si vede. Ok, e poi adesso andrò ad aggiungere il terriccio. Ok, quindi ho preparato i primi tre contenitori. Con la terra, semplicemente l'ho aggiunta, niente di così speciale. Ho fatto in modo che non ci fossero dei grani, insomma,
che fosse non compatta, quindi non sono andato a schiacciarla o cose di questo genere, l'ho lasciata abbastanza morbida in modo che la radice possa scendere il più facilmente possibile. E adesso vado a inserire i primi semini qui nella terra. Ecco, guardate com'è cresciuto tanto da ieri questo primo semino. Se vi ricordate adesso vi metto la fotografia anche di com'era ieri e potete vedere com'è cresciuto veramente tanto. Ok, quindi ho scavato una piccolissima depressione col dito nel terreno e ho posizionato il seme facendo attenzione che la radice non fosse rivolta verso l'alto, ma fosse rivolta verso il basso in modo che potesse subito affondare nel terreno, potesse seguire naturalmente la sua direzione. E niente, quindi poi in maniera molto semplice andrò a coprire leggermente il seme con poca terra, in modo che non sia molto in profondità, e con un po' d'acqua vado subito a innaffiare il terreno. La metto un pochino più abbondante, anche perché sarà all'esterno e fa piuttosto caldo, quindi mentre prima qui nella camera di incubazione, diciamo, sì, c'era abbastanza, è abbastanza umido, però neanche troppo perché tanto sta al chiuso e quindi non ha bisogno di così tanta umidità il terreno, cioè l'ovatta, perché non evapora essendo al chiuso. In questo caso l'ho bagnato un pochettino di più, in modo innanzitutto che possa arrivare subito al seme l'acqua, e poi che se anche evapora, cosa che succederà sicuramente, non fa nulla perché tanto. Poi domani lo andrò a rimettere, a rispruzzare nella stessa quantità. E niente, passo a fare la stessa cosa con il secondo seme, quindi creo una piccola depressione, facciamolo già anche qui. Ok, non profondissimo. E prendo il secondo semino, in questo caso questo. Non so se si vede. Anche di questo, un attimo. Anche di questo semino è sbucata la radichetta, da ieri a oggi. Non è, insomma, lunga come l'altro semino, però secondo me lo possiamo già mettere nel terreno. Quindi adesso vado a fare la stessa cosa che ho fatto per quell'altro. Ok, come vedete anche in questo caso, poi aiutandomi con uno stecchino, l'ho girato in modo da far andare la radice verso il basso. Adesso copro tutto. Ok. E come abbiamo fatto prima. Innaffio. Innaffio abbondantemente, tanto l'acqua scenderà e poi, ripeto, evaporerà, anche perché siamo all'aperto. Faccio la stessa cosa con il terzo semino, quindi alla fine ne ho piantati 5 per cominciare, non 3 come avevo previsto, ne ho trovati altri 2 che erano secondo me pronti. Però mi sono accorto anche che comunque all'interno della mia insomma, camera di sviluppo, qui ce ne sono veramente tanti che stanno per mettere la radice, si vede già proprio che si sono aperti e che nel giro dei prossimi giorni penso che
metteranno radice e quindi li andrò a spostare anche in questo caso qui, in modo da essere più facilmente riconoscibili. Qui ce ne sono ancora un paio che hanno già la radice che spunta, che si vede che spunta, però non li ho voluti interrare, perché mi sembrava ancora troppo corta questa radice. Ma poi, come avete visto, nel giro di pochissimo si sviluppa da un giorno all'altro, quindi aspetterò alla fine un giorno e pianterò gli altri. E questi sono quindi i primi 5 cipressi che abbiamo piantato per il nostro nuovo bosco. E niente, è solo la prima parte di questo progetto che stiamo portando avanti. Va bene, ci aggiorniamo penso domani o dopodomani e continuiamo la piantumazione. Ciao!